Oggi la nostra società fa fatica a mettere anche loro al centro dell'attenzione e farli essere protagonisti. Questo non accade al Villaggio della Speranza dopo di noi, un posto ideato da Nino Zampino, presidente dell'ANFAS di Patti, dove ragazzi disabili possono esprimere se stessi senza condizionamenti. Una struttura che rappresenta una speranza, un modo di essere e di vedere la vita, un'idea di appartenenza e di famiglia. Nei saloni dei convegni non ancora completati si è svolta la giornata conclusiva del progetto Oltre l'Arte, interventi di valorizzazione del progetto di vita della persona con disabilità. Erano presenti i ragazzi, più di 400, e le famiglie dell'ANFAS, le autorità civili e tantissimi rappresentanti di associazioni. L'evento ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica in segno di ringraziamento per l'anno sociale trascorso e il progetto concluso. Dopo i saluti delle autorità, i risultati delle attività progettuali sono stati presentati proprio da alcuni dei protagonisti, coordinati dalla dottoressa Anna Zampino, responsabile del progetto. Dalle tecniche di lavorazione della ceramica ai percorsi di musicoterapia, danza e teatro, i ragazzi hanno abbracciato l'arte in tutte le sue forme. Momenti di commozione in sala e grande apprezzamento infine per la presentazione in anteprima del cortometraggio realizzato da ragazzi che attraverso la quotidianità del centro si propone di testimoniare valori, aspettative, speranza e vita.